Bellissimo da avere Francesco Favino, che appunto siamo tanto contenti di avere qui con noi. Il tempo di un film da condannare, no? Quello di Spike Lee, no? Che raccontava falsità. Lo spargo il capo di film. No, io ho ricevuto ieri un messaggio da parte di un vostro giornalista, nonché di una persona che stimo e con cui spesso litigo, il che è una cosa buona, per la vitalità della discussione sempre rispetto al cinema, però non sono, insomma, io non sono qua per ragioni politiche, se non, a meno che politica non voglia dire la preoccupazione di poter scegliere dove leggere, cosa leggere, mettere a confronto, farsi una propria idea. Diceva giustamente il giornale. Che la coscienza di un paese si fa, secondo me, attorno a una serie di cose che sono la libera scelta della formazione, della possibilità di poter scegliere in un'ampia scelta culturale piuttosto che in un appunto di formazione, e quindi mi preoccupa da cittadino l'idea che si possano chiudere dei punti di vista, che si possano semplicemente annullare. Non ho nessuna conoscenza tecnica di quello di cui state parlando, per cui non voglio assolutamente prendermi nessun rischio nel dire qualcosa, ma semplicemente, appunto, a un messaggio mi è sembrato giusto rispondere con la presenza, per quello che può essere, una solidarietà. Voi siete qui e continuate a essere qui, a me quello che un pochino preoccupa in generale è che sulla buona volontà delle persone, sulla passione delle persone si possa ogni tanto pensare che si costruiscano delle alternative, mentre invece in generale si ha bisogno, come diceva sempre il giornale, di avere una tutela più alta in questo senso. Io spero con fiducia che si esca da una fase e si entri in una fase in cui invece si voglia costruire, se non noi come lettori, quelli che verranno dopo, se non noi come appunto persone formate, quelli che avranno una formazione migliore, una competitività migliore, un passaggio, come diceva, dalla carta stampata al web, però fatto prendendo in considerazione tutto quello che ciò comporta. Per il resto è un in bocca al lupo, non può essere di più da parte mia, e spero di poter continuare a incacchiarmi con Loris per le sue posizioni e a poter leggere contemporaneamente la vostra e altre testate. Grazie.